Oh, ciao nonno. Ma scusami, cos'è che è la Serie A? E che ne so io, tifo il Brescia. Ma come, vuoi dirmi che non hai mai visto il Brescia in Serie A? Ma sì, sto scherzando, l'ho visto un paio di volte negli anni 80 e poi negli anni 90. Ah, negli anni 90 quando c'era il presidente Gino Corioni. Bravo, Gino Corioni, il presidente per eccellenza. Ma è quel presidente che ha portato a Brescia Agi, Baggio, Guardiola... Precisamente, proprio lui. Era giusto che qualcuno, a 3 anni dalla scomparsa di un grande presidente del calcio italiano, ricordasse quel coraggioso bresciano che ha sfidato alla pari i giganti del soccer d'Italia, Enrico Valseriati. Era un uomo complesso, Gino Corioni, un uomo che è stato molto amato e talvolta contestato, ma che si è sempre messo in gioco. Emilio Del Bono, sindaco di Brescia. Lunga vita a Gino, anche perché senza di lui è finito il circo. Alberto Banzola, giornalista. Se nella vita pensi in piccolo, resti sempre piccolo. Se pensi in grande, magari resti piccolo, ma almeno ci hai provato. Erika Bariselli, giornalista. Signor Presidente, io la ringrazio di aver accolto il mio invito. Come mai ha deciso di venire a visitare la mostra che io ho organizzato e altre persone mi hanno aiutato a fare? Mi hai invitato, io ho letto l'invito e ho detto, era un sabato tra l'altro che ero a casa, vado a vedere cosa hanno combinato questi ragazzi qui e vedo che c'è una cosa molto interessante, perché praticamente mi pare che ci sia un pochettino la storia degli ultimi 50 anni del Brescia o di più. Affabulatore nato, istrione alla sua parte, ci aveva abituato da anni ad esternazioni travolgenti. Franco Bassini, giornalista. Come tutti i geni, chi al Fobal ha saputo dare del tu? Silvio Basso, insegnante, educatore, giornalista, tifoso. Mi ha fatto vivere esperienze straordinarie e ha coronato il sogno che avevo fin da bambino, essere fianco a fianco per tantissimi anni ai giocatori del Brescia. Stefano Bena, collaboratore. Gino Corioni, prima di tutto un uomo vero, con i suoi pregi e i suoi difetti, come tutti, ma sempre a testa alta. Marco Bencivenga, caporedattore Brescia Oggi. Mi perdoni, se uno stadio nuovo da 30 anni sarebbe già forse vecchio? Sarebbe già vecchio, sì. Sarebbe già vecchio, ma perché quelli fatti 20 anni fa sono già vecchi gli stadi. Però il nostro non è vecchio. Il nostro è impossibile, che è più di vecchio. Perché se è vecchio quello di Parma, se è vecchio quello dell'Atalanta, se è vecchio San Siro, se sono vecchi quelli lì, cosa è il nostro? Il nostro è impossibile giocare a calcio. E questo è il problema. Gino Corioni rappresenta, più di tutti, uno degli ultimi esempi di uomini sportivi coraggiosi. Monsignor Claudio Paganini, padre spirituale del Brescia Calcio. Quando le cose andavano male, nonostante i suoi problemi di salute, veniva nello spogliatoio a metterci la faccia. Lui amava Brescia e il Brescia. Andrea Caracciolo, centravanti Feralpi Salò, già bomber del Brescia Calcio. Da Corioni sempre difesi in pubblico, con la convinzione che chi ha talento un giorno non potesse non metterlo in mostra. Luca Bertelli, giornalista. Il ricordo di Gino è vivo. Sapeva dispensare simpatia, semplicità, innata cordialità, con quel tanto di guasconeria che nelle interviste lo rendeva ancora più mentalmente abbracciabile. Egidio Bonomi, giornalista. Ma nonno, ma chi era Mario Rigamonti? Mario Rigamonti era un grande giocatore bresciano che ha iniziato la carriera nelle rondinelle, dopodiché, viste le sue qualità, è andato a giocare nel grande Torino. Purtroppo poi è scomparso nella tragedia di Superga nel 1949. Dopo questa tragedia il comune di Brescia ha voluto intitolargli lo stadio che all'epoca si trovava ancora in Viale Piave.
Ho avuto davanti il presidente del Brescia, con il suo inconfondibile profilo, i suoi occhiali, il suo accento, la cadenza che scandiva argomenti forti, talora scomodi, qualche volta contestabili, niente affatto banali. Dottor Giovanni Cerri, medico radiologo Spedali Civili. «Tuo figlio è una buona penna. Coroni i suoi sogni», diceva mio padre. Vincenzo Corbetta, giornalista. Si può dire che c'era quando mi sono sposato e quando sono nate le mie figlie. Una cosa che ricordo in particolare è il suono della sua voce. Sembravano profonde anche le più adorabili minchiate. Carlo Tagliaferri, supporter. Sono sicuro che se potesse, cercherebbe di ricomprare il Brescia per ricreare, anche solo per un attimo, un nuovo sogno o solo un'illusione. Antonio De Gennaro, responsabile emeroteca queriniana di Brescia. Questo dovete sapere che quando io ero a Bologna, dei primi mesi del 90, sono venuto qui a Brescia e prima di venire sono andato dal sindaco che si chiamava Padula e gli ho detto: senti, se mi fate lo stadio vengo, ma se non mi fate lo stadio ditemelo perché non si può far calcio. Ecco, adesso quel ragionamento fatto 25 anni fa o 22, allora aveva un valore il 50%, adesso ha il 90%. Il presidente con la P maiuscola, Fabio Denard, medico. Autentico e passionale, self-made man. Giorgio Gaggiotti, collaboratore. Gino Corioni era dunque l'impresario che faceva girare quella macchina scenica. Emanuele Galesi, giornalista. Il Brescia di Baggio e di Guardiola, prima di tutto, era il Brescia di Gino Corioni. Leopoldo Giannini, supporter e scrittore. Le squadre di calcio, il bilancio si faceva con chi andava a vedere le partite. Sì, adesso non si fa solo con le televisioni. Quello che il Brescia quest'anno ha incassato allo stadio non è stato abbastanza per pagare le spese dell'allestimento dello spettacolo. Insomma, 220 o 250 steward da pagare, quelli con la cosa gialla. Ed è praticamente, è costato di più al Brescia il costo di quello che ha incassato. Una volta, sì, e un'altra volta, 30 anni fa, l'incasso allo stadio rappresentava il 70% per chi veniva a vedere le partite. Oggi per Brescia rappresenta zero. Ma perché è uno stadio così? Perché tu vedi lì, non vedi il calcio, lo vedi bene in televisione. 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa non era così. Adesso lo stadio è più determinante. Porto la casa, alle donne incinte, ai figli in grembo. L'uva fa bene, vedrai che va tutto bene, vedrai che funziona. Ha funzionato. Giampaolo Lafranchi, giornalista. Gino era il numero uno. Renato Lorini, amico ed osservatore. Di tecnici ne ha cambiati tanti, dopo averli accolti con la tipica frase «Resterà 10 anni a Brescia». Gianluca Magro, giornalista. 5 anni della mia vita calcistica umana sono legati alla persona di Gino Corioni, più semplicemente il press. È nato fin da subito un rapporto diretto, stretto e di fiducia reciproca, e con lui discutevamo di tutto, anche extra calcio. Uno dei tuoi capitani, Maurizio Neri. Sarebbe come se tu mi dicessi: ti piace correre in macchina? Sì, moltissimo, ma bisogna andare con la macchina però, a fare calcio bisogna avere lo stadio, se no non puoi farlo. Noi abbiamo la pista perché siamo 1,5 milioni di bresciani, ma secondo me oggi con questo stadio non si può fare calcio. Io cerco di tenere la squadra in B e poi non si sa mai, perché anche quest'anno pare che facciamo una buona squadra, pare. Ha lasciato una grande eredità e che difficilmente verrà dimenticata o scalfita. Professor Maurizio Marinelli, presidente Associazione Nazionale Polizia di Stato. Era preoccupato di quella preoccupazione che ha il padre quando è notte,
ma allo stesso tempo era visibilmente soddisfatto, orgoglioso, appassionato. Cristian Micheletti, supporter. Doveva essere una sorta di Babbo Natale questo Corioni, una persona davvero grande. Davide Zanelli, giornalista. Va da notare che adesso ci sono sistemi che il comune deve avere lo stadio senza spendere una lira. Non riesco a farglielo fare così, questo è il massimo, perché non sono sportivi, non capiscono le emozioni dei tifosi. Tu se piangi perché perdi o se godi perché vinci, è un'emozione della vita, è importante, hai capito? Ho sempre apprezzato la sua capacità di stemperare tensioni e di agevolare il lavoro e il suo stile affabile. Dottor Roberto Novelli, comandante del Corpo Polizia Locale. A chi gli chiedeva quale fosse stato l'affare della vita, rispondeva: i cessi. Carlos Passerini, giornalista. Mi definisco sempre un autolesionista abbonato al Brescia Calcio. Fabio Pluda, supporter. Lo ammetto, il mio rapporto con Corioni è stato di amore e odio fin dall'inizio. Germano Pizzi, supporter. Ti ho sempre considerato come un secondo padre, anche se tu invece ti sentivi sempre un zuinot. In te vedevo e ho intravisto la figura paterna che avevo perso troppo presto. Gianni De Biasi, giocatore e allenatore del Brescia. Corioni era sì un grande innamorato del calcio del Brescia, in particolare, ma era un imprenditore. Flavio Trapelli, medico. Il Gino è dentro di noi. Lui non è uno che ci ha abituato a vincere, ma certamente ci ha tolto la paura di sognare. Franco Stadio, supporter. Oh, comunque nonno, grazie per avermi raccontato questa bella storia. Figurati, è una storia che è piaciuta molto anche a me, perché io amo questa storia, amo questi colori, amo il bianco-blu. Parlare di Gino Corioni per me è facile e piacevole, perché evoca tanti ricordi felici. Gigi Maifredi.